Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di viaggi, perché quando comincia ad arrivare la primavera, a me viene voglia di parlare di viaggi e quindi volevo raccontarvi un pochino il viaggio che avevo fatto l'anno scorso all'Isola del Giglio. Intanto quello è stato un viaggio particolare perché è stata una fuga d'amore, nel senso che era il nostro anniversario, quindi io e il mio compagno abbiamo deciso di prenderci qualche giorno di vacanza e di andare in un luogo che non fosse troppo affollato, perché l'Isola del Giglio a maggio, che è il periodo in cui siamo andati noi, è semideserta, quindi era proprio una fuga d'amore romantica e abbiamo scelto di andare lì proprio perché sapevamo che non ci sarebbe stata tantissima gente, volevamo qualcosa di tranquillo. Quindi, se voi volete andare a fare un viaggio romantico, carino, in cui prendervi comunque un po' di tempo senza essere travolti dalla folla di turisti, io vi consiglio l'Isola del Giglio a maggio perché è veramente spettacolare, tenendo presente che maggio è la stagione della fioritura, quindi troverete tutta l'isola fiorita ed è una cosa stupenda. Però andiamo con ordine. Dunque, voi sapete che io sono di Genova, se non lo sapete lo scoprite adesso, quindi sono partita da Genova e sono arrivata a Porto Santo Stefano, perché a Porto Santo Stefano voi dovrete prendere il traghetto per andare all'Isola del Giglio. Quindi da Genova a Porto Santo Stefano più o meno ci vogliono 4 ore circa, poi dipende dalla macchina che avete, dipende da quante soste fate, però circa 4 ore. Noi siamo arrivati, abbiamo mangiato i nostri panini seduti sul muretto, aspettando che partisse il traghetto, abbiamo potuto caricare la macchina sul traghetto. E siamo arrivati dopo un'ora di traversata a Giglio Porto. Intanto la traversata è bellissima perché fate proprio tutta la costa dell'Argentario, quindi ci sono dei panorami bellissimi, è veramente suggestivo, particolare. Poi la giornata era bellissima quel giorno, quindi era proprio bello. E poi arriverete a Giglio Porto e la vedrete ovviamente dal mare ed è un effetto bellissimo perché è proprio un porticciolo con queste casette colorate, ci sono due fari colorati, uno rosso, uno verde, e avrete proprio un effetto molto bello, secondo me. È una cosa che mi è piaciuta molto. Quando siamo scesi, ci siamo poi diretti verso la località che abbiamo scelto per l'alloggio, che è Giglio Campese. Tenete presente che l'isola del Giglio è piccolina. Adesso vi faccio vedere la mappa. Questa è l'isola del Giglio e le località principali sono Giglio Porto, Giglio Castello e Giglio Campese. Poi tutte le altre zone sono più che altro naturalistiche, calette, spiaggette, cose del genere. Noi abbiamo scelto di alloggiare a Giglio Campese, che è qua. Quindi voi arriverete a Giglio Porto, che è qui, e dalla parte opposta c'è Giglio Campese, Giglio Castello è nel mezzo. Quindi noi ovviamente avevamo la macchina, quindi abbiamo potuto farlo, siamo andati dalla parte opposta e siamo arrivati a Giglio Campese. Lì abbiamo alloggiato in un residence che è bellissimo perché è proprio sul mare, quindi sulla spiaggia, un minuto a piedi e siete sulla spiaggia. Inoltre noi avevamo una casa molto bella con un terrazzo vista mare, vista Faraglione, quindi era una cosa spettacolare. Vi lascio giù in info box il link di questo residence, non perché io ci guadagni qualche cosa se voi andate lì, perché io non ci guadagno nulla, però siccome voglio che questo video sia utile, vi consiglio questo residence perché è veramente bello, cioè aveva una vista bellissima ed era direttamente sul mare. L'unica cosa però che dovete tenere presente è che non è adatto se avete problemi di movimento, perché ci sono delle barriere architettoniche alte fin sopra la testa, nel senso che per arrivare dall'appartamento dovete farvi delle scalinate ripide. Quindi io questo ve lo dico perché se volete qualcosa che sia piano strada o comunque avete dei problemi di movimento non va bene. Se però problemi di movimento non ne avete e avete voglia comunque di farvi due rampe di scale per arrivare alla casa, io ve lo consiglio perché è veramente spettacolare, è veramente bellissimo. Quindi vi lascio in info box il link. Quindi insomma abbiamo alloggiato qua con questa bellissima vista
La prima cosa che abbiamo fatto il primo giorno è stato andare a fare un giro a Giglio Campese. Quindi siamo arrivati giù sulla spiaggia, abbiamo fatto un giro sulla spiaggia, abbiamo visto la classica torre, quella famosa di Giglio Campese, che comunque presenta degli scorci particolari perché comunque è proprio su una roccia. Quindi ci sono queste rocce molto lisce con la spiaggia e il mare che fanno un effetto comunque carino. E subito lì vicino c'è il porticciolo, che è piccolissimo, ma è veramente caratteristico. Poi siamo andati avanti sulla spiaggia, abbiamo visto che in fondo c'era una passeggiata che portava al Faraglione, quella però l'abbiamo fatta l'ultimo giorno e su quella ci sono un bel po' di cose da dire, quindi poi ve lo racconto alla fine del video. Abbiamo fatto questo giro, siamo andati in centro a Giglio Campese, ma ci siamo resi conto che il centro praticamente non esiste perché Giglio Campese è piena comunque di alloggi turistici, ci sono pochissimi negozi, io ho visto anche pochissimi ristoranti a dire la verità, e c'è una chiesetta moderna molto piccola, però devo dirvi la verità, Giglio Campese mi è piaciuta per le spiagge, mi è piaciuta per il panorama, ma a livello di centro non c'è quasi nulla. Tenete sempre presente che io ci sono stata a maggio, quindi tante cose, tanti esercizi commerciali erano chiusi. Però ho avuto l'impressione che non ci fosse un vero e proprio centro a Giglio Campese. Il secondo giorno siamo invece andati a Giglio Castello e quella è molto più caratteristica perché è un paesino medievale arroccato all'interno delle mura, quindi mura medievali che dominano proprio sul mare perché c'è una vista sul mare spettacolare. Ed è molto molto bella. Lì avrete proprio l'impressione di immergervi in un'altra epoca perché è proprio tutta medievale. C'è una chiesa che è molto famosa, che è quella di San Pietro, che all'interno conserva il tesoro di Papa Innocenzo XIII. E inoltre all'interno c'è un crocifisso che è un'opera di Gian Bologna, quindi comunque insomma ci sono anche degli elementi storici. Poi ci sono le reliquie di Mamigliano, che è il protettore dell'isola del Giglio. E poi c'è la rocca Aldobrandesca che è in una posizione dominante a strapiombo sul mare ed è veramente bella e suggestiva da vedere. Poi quel pomeriggio siamo andati a fare una passeggiata naturalistica che portava a una zona chiamata il Sasso Ritto. Il Sasso Ritto praticamente è un sasso megalitico, quindi sono tutte delle pietre una sull'altra a forma di piramide, viene chiamato sasso megalitico, non si sa assolutamente quale sia l'origine, come si sia formato questo sasso, però è veramente bellissimo tutto il percorso che porta appunto a questa meta. E noi abbiamo deciso di fare quella perché era molto semplice, quindi voi dovrete andare in località La Porta. E diciamo percorrere il percorso 25A, c'è anche il 25, però il 25A è molto più semplice, è pianeggiante, non presenta particolari difficoltà sulla strada ed è tutto tutto in fiore, quindi se ci andate a maggio sarete proprio circondati dai fiori ed è una cosa bellissima, vista mare con degli scorci spettacolari e poi arrivate da questo Sasso Ritto dove c'è un tavolo in cui potete anche mangiare se volete portarvi dei panini oppure farvi semplicemente un cruciverba ed è veramente un luogo particolare bello perché c'è questo sasso particolare, c'è una vista mare stupenda. A me questo viaggio è proprio piaciuto tanto per il contatto con la natura che abbiamo potuto avere in questi pochi giorni. E poi l'ultimo giorno invece abbiamo deciso di fare la passeggiata fino al Faraglione a Giglio Campese. Però, come vi dicevo all'inizio, ci sono delle cose da dire. Perché? Perché per arrivare a questo Faraglione la passeggiata è molto pericolosa. Perché è a strapiombo sul mare, ci sono delle corde, quindi voi vi dovete tenere alle corde e fare molta attenzione perché altrimenti si finisce lì sotto. Io ve lo dico proprio in tutta franchezza perché è un percorso pericoloso, non è un percorso da fare così con nonchalance. Quindi è da fare molta attenzione perché basta mettere male un piede o un giramento di testa e si rischia di finire di sotto. Io non lo dico per essere tragica, ma perché vi voglio proprio dire come stanno le cose. A noi ce l'avevano venduto, tra virgolette, come un percorso molto facile, in realtà non è molto facile assolutamente. Il primo pezzo sì, perché voi fate questa passeggiata, poi arrivate a questa caletta che è molto bella, particolare, però poi per arrivare al Faraglione c'è questo percorso molto più difficoltoso.
Però se volete fare solo il primo pezzo potete arrivare a questa spiaggetta che è la Cala dei Pozzarelli, che è veramente carina, suggestiva, ci sono anche dei tronchi sulla spiaggia, vi potete sedere proprio sul tronco. Vi faccio vedere un attimo la mappa, vedete noi eravamo qua, che è Giglio Campese, il Faraglione è qua in fondo e qui c'è la caletta, quindi insomma potete fare anche una cosa più easy. E poi siamo andati a Giglio Porto, anche perché poi dovevamo tornare indietro, quindi risalire sul traghetto. Abbiamo fatto questo giro a Giglio Porto, che è molto più attiva e vitale, perché ci sono comunque tanti esercizi commerciali, tanti negozi, insomma è proprio il centro, diciamo, attivo dell'isola. Ed è bellissima perché ci sono tutte queste casette colorate, c'è questo porto, questo porticciolo che è suggestivo, ci sono due fari, uno bianco, uno rosso, scusate, e uno verde, quindi veramente bellissimi anche questi due fari che poi visti da una certa prospettiva praticamente si vanno ad intrecciare e fanno appunto un effetto carino. Poi noi siamo arrivati anche nella parte un po' più alta, quindi abbiamo potuto vedere anche degli scorci particolari. C'è una casa particolare che è praticamente su un masso enorme, insomma, anche questa mi è piaciuta tantissimo. E lì abbiamo fatto un giro molto semplice nel centro e ci siamo immersi più che altro nel paesaggio di questa bellissima cittadina. Quindi l'isola del Giglio è bellissima secondo me, un po' sottovalutata perché se ne parla poco e l'unico momento in cui se ne è parlato tantissimo è stato solo quando purtroppo è successo quel tragico incidente con la Costa Concordia e quindi diciamo che si è cominciato a parlare un po' dell'isola del Giglio, ma io credo che sia veramente bella proprio al di là di quello che è successo dal punto di vista naturalistico, paesaggistico. A me è piaciuta veramente tantissimo. Ci siamo stati solo 3 giorni, quindi abbiamo visto poco, perché comunque le cose principali sì, ma poco, perché poi se voi andate nella parte bassa dell'isola potete farvi tutte delle escursioni naturalistiche, vedere tutte delle spiagge bellissime. Se poi vi piace fare escursioni in barca, ci sono un sacco di posti che potete andare a vedere. Quindi io ve la consiglio. Maggio è sicuramente bella perché è fiorita, ma più silenziosa. Quindi se volete tanto caos, non scegliete maggio perché comunque è abbastanza, diciamo, spenta dal punto di vista della vita. Però a me è piaciuta perché io volevo una cosa tranquilla, quindi insomma sono rimasta soddisfatta. Inoltre l'isola del Giglio fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e quando ci sono stato ho capito perché, perché è veramente bellissima. Quindi insomma, questo per dire che in Italia abbiamo dei piccoli gioiellini di cui non si parla tantissimo e che sono secondo me ingiustamente sottovalutati. Quindi io vi consiglio assolutamente di andare a vedere questo luogo. Bene, fatemi sapere nei commenti se ci siete stati, se vi ispira. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.